Dimmi quando hai dovuto divertirti. Te lo senti? Vabbè, non è che mi devi dar via, dimmi a loro quando possono partire e poi. Ma io Io a loro gli devo dire da a Daniele Corrieri e San Marini. Io sì. Parlare. Buonasera Buonasera a tutti, a tutti, siamo qui collegati da Bolzano per la finale della seconda Italy Cup di Pool. Siamo qui in compagnia di Luca Nicoletti, atleta della categoria nazionali. Buonasera a tutti. Allora, come dicevamo, questa è la seconda edizione di questo torneo, di questo collegati da Bolzano, compagnia che si gioca in Bolzano. È un torneo di doppio riservato a tutti. Allora, come dicevi, limitazioni che vuol dire le coppie possono essere composte non da due atleti della categoria nazionale, quelli di Bolzano è un torneo di coppie riservato a giocare a sezioni di la specialità alla 9, la distanza è sempre alternato, anche in coppie sono già quelle che si possono giocare in qualsiasi contesta. La specialità quella del pallanove, la distanza è a 7, alternato. Purtroppo abbiamo perso, quindi adesso ci troviamo a fare delle cronache. Ci fa anche piacere, ma ci ha fatto più piacere giocare. Sì. Sì. Fatto. Allora, dicevamo, ci sono Corrieri e San Marini al tavolo. La specialità del doppio, diciamo, è molto particolare perché comunque vanno abbinati due tipi di gioco. Nel senso, non sempre diciamo, bisogna essere affiatati, conta molto l'affiatamento nel doppio. Diciamo, non sempre diciamo, i due giocatori più bravi sono necessariamente la coppia più forte. Abbiamo Daniele e Elio che comunque hanno fatto un bel cammino nel torneo, che si apprestano alla chiusura della prima spaccata. Uscito un po' lungo Elio, ma diciamo per un ragazzone come Daniele non dovrebbe essere problema tirare questa biglia con la prolunga. Ok, perfetto il posizionamento. Ora basterà colpire la 7 con una stop ball per mettere Daniele a suo agio per imbucare la biglia numero 9. Qual è stato il vostro cammino in questo torneo? Con chi giocai, Luca? Allora, il mio compagno d'avventura è stato Riccardo, e per la prima volta oggi abbiamo giocato assieme, purtroppo ieri non siamo riusciti a fare qualche tiro, però insomma ci sono scritti e quindi ce la siamo passata, abbiamo perso la prima alla bella contro Zanella. Noi invece abbiamo fatto un po' di filone, abbiamo un match in maniera fresca, ma ci sarebbe piaciuto ripetere che l'anno scorso eravamo arrivati in finale invece due atleti che sono presenti qui in questo momento, che si sono ripetendo, sono matrici molto lontane, l'anno scorso vincitori
di questo torneo quest'anno ancora finalisti, insomma, una coppa che già conosciamo, quindi sono anche molto affiatati. Come? No. Allora, vediamo. Ha bloccato Corriere. Per ora mi sembra tutto molto liscio, stanno, li vedo molto ben inquadrati. Andiamo Elio. Ok, direi anche perfetto, sì. Per chi non lo conoscesse, il gioco, il palla 9, consiste nel... È un gioco di serie, consiste nel bucare le biglie in ordine numerico dalla 1 alla 9. Chi buca la biglia numero 9 vince. Ora già Daniele ed Elio Sammarini si sono portati sul 2-0 e si portano in vantaggio questa finalissima. Bisogna fare i complimenti anche a due coppie. Allora, formate da atleti della categoria nazionale e da Serie B. Una è quella di Tonini Barbaran, che hanno perso la semifinale, mi sembra, proprio con Matrizzi e Montanari. Poi c'è stata anche un'altra coppia formata da un nazionale che è lì, quarti di finale 7-6 con San Marini e Corrieri, e forse gli outside, più outsider del torneo, hanno fatto veramente un grande torneo, sono stati i semifinalisti che hanno perso con Corrieri e San Marini, sono Burrascano e Montalbano, che sono in categoria A e una B, quindi diciamo avevano un bel gioco, hanno giocato veramente molto molto bene. Intanto diciamo la partita si sta mettendo benino, perché anche questa è abbastanza aperta, non vedo, diciamo, bisogno ovviamente, dal fuori siamo tutti bravi, no? Cioè, vediamo tutte le partite già chiuse, poi bisogna tirarle. Siamo da spaccata di Arian, con un tiro d'entrata relativamente comodo. Diciamo queste due uscite saranno bruciali, la numero 4, quindi la biglia numero rosa per la biglia 5 e poi la 5 per la 6. Che poi diciamo c'è un gioco molto lineare da fare, quindi 7-8 al centro. È tanto facile questo gioco quando le biglie sono aperte, quanto rognoso quando... Per esempio oggi noi abbiamo fatto con Andrea Della Riccia, mio compagno, penso avremmo fatto, non lo so, 10 illegal break, nel senso che non ci entrava la biglia e diciamo non riuscivamo a vedere il gioco aperto mai. È
È un torneo molto duro perché comunque si comincia dalla mattina presto e se si arriva in fondo si gioca parecchie ore, però da una parte diciamo ecco, ti stanca, da una parte diciamo, ti scalda anche, vedo che loro sono veramente, ecco, stanno chiudendo con una scioltezza invidiabile. 3-0, diciamo già 3-0 a 7 è una buona ipoteca. Anche se insomma Arian e Luca, l'astro nascente del pool italiano, diciamo, ti ricordi quando ero di tu l'astro nascente del pool italiano? Omonimo. Mi ricordo eri molto giovane quando hai partecipato, mi ricordo anche agli europei. Nel 2010 ho partecipato agli europei in Olanda e anche agli europei di Francia. Eri molto giovane, se ti ricordo. 18 anni. Non perché adesso non sei più una promessa, però. Vediamo Arian, vediamo se Luca e Arian riescono, Matrizio e Montana riescono a rientrare in partita. Sicuramente questa è cruciale, la devono vincere. In caso contrario si fa molto molto dura. Perché di per sé è scomodo con la 7 molto vicino alla bianca. Luca siamo ok a posto. Vado a lasciare un tiro di difesa. Daniele, che è anche un giocatore di 5 minuti. Questo è. Ultimamente mi sta un po' appassionando quella spezzalità lì. Che devo dire sì, questo è un tiro classico. Giochi dove? Ci giochi? Hai 5 birilli dove? Sì, alla biliardo di Conegliano, la sala dove mi alleno. Hanno 8 tavoli da pool e 8 da italiana. Hanno fatto una sala molto bella, molto bella, molto spaziosa. Una prova di campionato italiano di 5 birilli. Ultimamente si sta... Sto giochicchiando, diciamo, guardo più video di ore giocate, però diciamo che mi diverti. Sì, tutti i giochi del biliardo sono belli, giocati ovviamente ad un buon livello. Vediamo se Arian riesce a portare Luca Montanari in una posizione buona per proseguire la serie. Vediamo un po' da qui, sembra un po'... Mi sembra un po' stortina la biglia, diciamo, è una via di mezzo tra il centro e la buca d'angolo. È da lavorare questa rosa, tu come la dite testi? Ma io questa sinceramente penso di giocarla di quella di sotto, fatto a sinistra, in centro, per i due secondi e tornare per la 5. Ok, vediamo se... Forse ti hanno ascoltato. No, la tira liscia, bravo, ottimo. Non vedo se c'è la. Se ha lasciato forse la carambola della 5 sulla 7 o se passa direttamente pulita in muro. No, si tira la carambola, forse leggermente forte. No, perfetto. Vediamo se la nera, la 8, ricostruisce un po' Luca per tirare comodo. Comunque il tiro non è impossibile, sì, un pochino lo mi dà fastidio. Ricordiamo a tutti Montanari è ancora minorenne, un ragazzo in gambissima, veramente promessa del biliardo italiano. Farà un tre sponde probabilmente.
No, prontamente sì, vabbè, ma diciamo è bello anche questo, non essere smentiti. Ovviamente dal di fuori, ecco, a noi ci sembra tutto facile, vediamo tutte le uscite, poi pensavo fosse più fina la biglia. Sì, comunque questa via questa non è un tiro semplice, perché è abbastanza differenza sul dritto e la bianca invece la spugna. Lo dirà super in scioltezza, direi top il posizionamento. Vediamo se accorciano le distanze. Si portano sul 3-1. Vediamo. Bravo Arian. 3-1, accorciano le distanze. E poi mi sembra che entrano anche al break loro. È importante che possano ancora ulteriormente avvicinarsi. Vediamo Montanari al break. Ha un break molto potente, lo osservavo oggi. Il break è ottimo, mi sembra che c'è anche la blu, la 2 di partenza. Che credo, occhio e croce, diciamo, forse questo forse è il tiro più da lavorare e forse è il 7 di 7. Questo bisognerebbe, qui sembra un tiro, diciamo, da lavorare molto bene. Probabilmente andrà a usare la sponda, forse lo tirerà di colpo, forse a tenere per poter prendere la nera e posizionarsi. Esce liscio, però era rischioso, rischiosissimo. Diciamo che si è preso un rischio, perché l'ha tirata molto in sicurezza, però ecco, il rischio c'era. E ora costringe Luca ad un salto. Marian guarda anche il calcio, però secondo me con un buon jump la biglia è comunque abbastanza dritta, fare un bel jump, sì, cavolo, sì. Non è solo quello che ha fatto. No, vera, dico, diciamo, sono partite un po' stranine, invece non abbiamo neanche giocato, cioè non è neanche giocato male, ma è praticamente molto, peccato, si mette molto bene da te. Incidente l'ha spaccata un po', c'è mancata, poi ci sono anche gli avversari che hanno giocato bene. E qui lasciano il gioco in mano. Elio, il giocatore di imbucata, di spinto. Molto talentuoso, Daniele Corrieri lo conosciamo tutti, diciamo sotto la guida di Daniele, sicuramente sono due grandi imbucatori, quindi forse è rimasto un po' altino. Ancora tirabile, però forse dovrà fare due passate Corrieri per posizionarsi per la nera, non gli basterà una sponda sola. Di tre. Si mette a passare in mezzo al e infatti anche lui a dire così, direi anche in maniera perfetta.
centro tavolo, o meglio di così. Finora mi sembra nessun errore da parte di Corriere San Marino quando hanno tirato la partita, quindi diciamo ecco, a giocare anche con avversari che ti lasciano poco campo. Ecco, diciamo dovevano sfruttare forse meglio questa occasione sul 3-1. Domani partecipi alla gara dei nazionali? Purtroppo no. Il lavoro chiama, peccato, veramente peccato. È stata una fortuna che ci sono solo venerdì il giorno di gara, quindi sono riuscito a trovare il tempo per partecipare a quest'anno. Andiamo il break di Corrieri. Direi l'uno non è proprio un tiro semplice, la biglia gialla che vedete in alto sulla destra. C'è il 2 vicino alla biglia 9, mi sembra tirabile, passa credo in buca. C'è da lavorare questa biglia gialla. Anche la 3 si è ostruita dalla marrone della 7. Vediamo San Marini. He's on fire. Lo vedo molto molto centrato. Certo, questa qui è una partita comunque da sudarsi, eh? Perché già questo tiro di partenza non era semplicissimo. Adesso vediamo Corrieri se lo metterà per la doppia, per la carambola, o se proverà a uscire addirittura. Errore di Corrieri. Lo aspettavi? Sinceramente non so questa video di e vediamo, danno una piccola chance di riportarsi in partita. No, invece mi sa che adesso proverà. Top, bellissimo tiro di Arian. E direi anche ottimo posizionamento. Ora con la 3 basterà accompagnare un po' sulla parte superiore della battente e portarsi al centro del tavolo. Bravissimo. Con questo taglio forse gli conviene fare due passate o tirarla piana e accontentarsi. E la tira piano smorzata, si mette al centro del biliardo. Ottimo Montanari, super position, forse anche troppo, è da esercizio. Bravissimo Arian, la sporca quel pochino per posizionarsi perfettamente per la 9. Montanari non delude, si portano sul 4-2. Il time out per Corrieri.
il break di Arian che mi sembra buono, perché il break è valido e mi sembra che ha la biglia. Infatti Corrieri si era alzato pensando che fosse un illegal break. Puoi spiegare bene la regola dell'illegal break? Sì, praticamente Se non ti passa, diciamo che ovviamente se c'è una condizione vantaggiosa l'avversario ha la possibilità di scendere. Una volta ritirato il tiro all'avversario, diciamo che la possibilità di fare un po' di uscio, che anche quello di calcio svantaggioso perché l'avversario può scegliere se tirare dal basso o se lasciare la chiusura. Ottimo. Qui è camminato un pochino perché forse si fosse messo dritto così adesso dovrà probabilmente andarsi sulla sponda lunga. Oh, questo proprio non me l'aspettavo, dico la verità. Si è proprio disunito, l'hai notato? Però lasciava un po' scomodino, forse magari lì pensava di fare il giro un po' più semplice. Lascia la biglia tirabile, qui c'è da lavorare. Qui c'è da lavorare proprio perché diciamo che la settima è una parecchia noia. Sì. Questo se la tirano forte, Elio, se me la sento lo punto, no, non lo voglio portare male, però Elio quando forse tiri, diciamo... Forse voglio passare subito. Mamma mia! Salvi! Grande rischio, Grande rischio. Sì, anche se è toccata leggermente, ha cambiato l'angolo di uscita. E per poco la bomba della questa la tirerà fina? Sì, carica tutta la sinistra. Bravissimo. Perfetta veramente. Diciamo che da una possibile bianca in buca, sai, questo da un possibile 4-3. Diciamo ci avviamo verso un 5-2. Mi sembra cortino, gesto di disappunto di Corrieri. Qui errore di forse di sicurezza, troppa sicurezza, che comunque era meglio comunque uscire un po' più lungo comunque che corto. È tirabile, però vai con la biglia battente in allontanamento dalla 9. Un mezzo attacco difesa, se l'avesse fatta diciamo non lasciava sicuramente un 9 agevolissimo. Sembra quasi l'abbia
la tirano o provano a fare difesa. Questo è un tiro molto delicato perché tipo io una buona difesa interferenza con la biglia numero 9, perché sì, a un certo punto devono prendersi anche loro rischi se vogliono provare a recuperare la partita. Credo che optino per la difesa, forse provano a far passare la nera per prendere la sponda lunga e fare interferenza con la 9 corta. Il tiro mi sembra corto, c'è la biglia di sponda, vediamo se Daniele la rischierà o se la rischierà oppure proverà ancora in difesa, vediamo. L'allargata troppo, sì, anche molto forte, forse. E comunque anche questo, che è un tiro fattibile, ma comunque non semplicissimo, a quest'ora, dopo, ricordiamo che i ragazzi giocano da questa mattina, ha il suo peso. Arian Mbuga lascia un 9 non impossibile, un po' angolato da tirare. Bravissimo Luca, si portano 4-3, riaprono il match. Era importantissima questa partita, diciamo. Questo è forse il primo regalino, eh? Sicuramente sì, adesso non hanno molte possibilità, ma sì, dopo il punto rischio di Elio, con l'uscita di Cesponde, che ha tolto la 7, e il grande problema di Daniele, la rimanenza è molto sulla 8. Ora vedremo se non sono stati reagire. Stanno sempre sopra, devono rimanere, diciamo, uniti e sì, tranquilli. Il bello e il brutto del break alternato è che comunque quando sei in vantaggio la partita teoricamente dipende da te. Se tu chiudi sempre le tue partite, l'avversario non ha più chance. Come poi il break a tennis, no? Black è buono, ma che non è bella neanche la difesa, comunque. Mi è piaciuta questa soluzione. Forse la voleva sicuramente tirare a sbagliare sulla sponda lunga e di posizionare forse la blu, la 2 sulla sponda corta, diciamo che l'ha sbagliata un po' prendendo forse prima la sponda corta. Pensiamo che questa partita è ancora questo piazzamento non è semplice, anzi è un po' rischioso, però mi sembra andata bene. Un po', diciamo, un po' in truppa, come dico io. Fortunatamente Thank you.
la tirata forse ha calato un po'. Ha tirato a 100 km orari. Potrebbe essere costretto a uscire dall'altra parte, o forse tirano piano. Quello che mi sembra è che ha un po' di angolo per andare sulla 6 forse, quindi conviene batterla un pochino e scavalcare la via numero 6, vuol lavorare sulla tangente, così. Bravo, e infatti sì. Un po' drittino forse, però forse si accontenterà Arian. Bravo. E vediamo questa 9 portarsi in parità. Bravissimi. Si portano su 4 pari. Ora vediamo come reagiranno anche, come dicevi tu prima, psicologicamente. Si sentivano forse già la partita in discesa, perché 4-1. Bastato un errore. Lasciano, ritornano al tavolo San Marino, okay. Vediamo come reagiscono. Pensamento 5-6. Ok. Ora tirare uno stop ball perfetto, però devi stare molto attento. E qui sono quei famosi tiri. Bravo, perfetto. Si è spostato con lateralmente, quindi non ha corso alcun rischio. Diciamo, come dicevi tu poc'anzi, dovranno guadagnarsi l'uscita della 4 per la 5 e capire se tirare la carambola della 5 sulla verde, sulla 6, oppure provare a trovare qualche altra soluzione. Forse proverà di colpo sotto. Sì, forse voleva appoggiarsi sulla verde, sulla 6 per sedere. Mm.
La proverà a fare la difesa? La prova sbaglia. Però vedo, ti dico la verità, ho forse visto troppi tiri rischiosi forse da parte di Daniel. So perché non so se questa era da tirare su quattro pari. E ora si trova un po', diciamo, psicologicamente in una situazione complicata. Ora vedremo se fosse... comunque questa adesso dovremmo un attimo lavorare, lavorare. E qua c'è da tornare indietro. E si portano se Arian imbucherà la biglia numero 9 sul 5-4. Risorgono dalle ceneri. Allora, tutti i break iniziano a diventare fondamentali perché stanno avvicinando la fase finale. Ma ti dico la verità, la sensazione ovviamente in questo momento ce l'ho a favore di Montanari Matrizzi, ma non perché adesso stanno in vantaggio di un break, perché ho visto un po' di errori gratuiti più di qualcuno a questo punto, cominciano ad essere un po' tanti. Ora anche il break mi sembra che sì, poi quando cambia il cambio dentro diciamo che inizia a mettere tutto questo. Adesso non c'è un tiro facile su questa 1, perché ovviamente bisogna anche la 5 la 5 rischio che possa leggermente infastidire il tiro. Vedremo se non è una tanto. Come hai detto tu, quando cambia il vento adesso fanno un errore e si coprono fortunosamente. Quindi li vedo un po' disuniti ora, o mi sbaglio? Sì, sono un po' scomposti, diciamo, la partenza razza. Era perfetta praticamente, non hanno sbagliato il piazzamento, ma erano molto sciolti, erano molto sciolti a tavola. Adesso forse forse no, sono solo coperti invece. Beh, quello che dicevamo all'inizio, conta molto l'affiatamento nel doppio, no?
quindi loro mi sembrano molto affiatati veramente, però ecco, magari è stato un momento forse nessuno dei due in questo momento riesce a riportare su sul pezzo l'altro, e li vedo un po' detto disuniti. In generale nei doppi contatti. Ma magari adesso ci hanno fatto un adesso ci sentiscono il vino delle partite. Qui non c'è buca, mi sembra, vero? Penso che opteranno per la difesa. Comunque delle eventuali corse di bucata, sicuramente per la bucata diciamo che sarebbe molto complicato. Stiamo valutando il tipo di difesa. Ma per quanto possa sembrare anche brutta, forse anche la costa, cioè appoggiare la luna. Però vabbè, prenderla fina e appoggiarla una alla 9, diciamo, con la forse potresti tirare, potresti, esatto, sì, potresti tirarla così, almeno quello che sembra. Forse anche la costa, cioè appoggiare la una sponda. Alla fine mi hanno a costo, però sì, non si sono lasciati un po'. Prova a separare le bilie. Mi sembra che sia. Non gli lascia una biglia di rabbia in buca, Arian. Certo, questo è importante, questo game, perché ovviamente chi vince questo, se lo vincessero Matrizzi e Montanari, si porterebbero ad un match, cioè un rec dalla vittoria, se vincono loro si riportano in partita pari e poi si giocherebbe tutto in una miniserie a due rec. Sembra che abbia separato bene le biglie. Adesso questa è una fase, un rec un po' tattico, che fino ad ora non abbiamo visti molti. Diciamo, non abbiamo visto più chiusure o chiusure dopo errori. Okay, vediamo. Calcio, però mi sembra poco risolutivo, perché è vero che imbuca la biglia gialla e acquisisce il diritto a continuare a tirare, ma ora lascia Darian
un tiro ancora più difficile, forse, almeno così mi sembra la inquadratura. Non so se Arian la vede un Matrizzi, la vede un pochino di porzione di biglia per provare comunque a separare le biglie. Ottimo. Non ho rischiato, diciamo, questa volta. Beh, adesso rischi, diciamo, per pochi, eh. La colpisce, vediamo come resta. Sembra tirabile. Ottimo Sammarini, vediamo se scende. No. Cortina lascia comunque una difesa un po' tirabile. Comunque quindi dimentichiamo sempre che noi stiamo avendo questa partita, questa forse sarà il rec più lungo, perché oltre a queste situazioni che adesso si appresterà da Daniele a tirare penso un'altra difesa, poi è sempre quel famoso 5 attaccato a all'osso che non sarà proprio semplicissimo da risolvere, almeno dalla nostra inquadratura così sembra, per Luca. Le ride diciamo che sono non tirate molto precise, staccano da sponda. Non so da dire che probabilmente avrebbe tirato la difesa dall'altra parte, ma non c'è arriva. Quindi andrà in finezza. No, la lascia tirabile, lo si copre. Mi sembra da qui che dal quello dall'altro mi sembra che sia la vede sicuramente la biglia. Penso che poi vediamo. C'è anche la possibilità di trovare un precedente per la 4, anche se il tiro un po' si complica per esempio di due sponde. Il doppio è anche questo, ci sono delle partite molto veloci, perché quando le partite sono aperte, i due diciamo sono affiatati, come abbiamo detto fino ad ora, diciamo la partita magari si può chiudere veramente in battibaleno. Questa è una partita da lavorare. Si è molto intattivita anche per la disposizione delle biglie. Vediamo Arian. Ha provato a fare forse un attacco difesa, no? Diciamo lascia spazio alla controdifesa, penso che
Prova a trovare la 6. Nulla trova, ma penso che forse impallato dalla nera. Qui colpisce ma non fa la differenza, ovviamente. E mi sa che ci riesce. Super shot. Non so quanto voluto, perché visto che ha alzato la mano il segno, diciamo, forse di scuse. Certo è una difesa dura questa. Soprattutto perché niente, Corrieri va liscio, palla in mano. Questa non era per niente facile. C'è sempre questa biglia comunque da lavorare. Vediamo se troveranno ora. Vedi, la stanno già guardando, perché sicuramente quella è un ostacolo per la chiusura di questa di questo game. Sì. Provare ad andarci sopra. Avevo sbagliato B, no, assolutamente. Adesso questa deve non pressionarsi più detta possibile. Ottimo, lascia proprio sulla buca, così Aria non ha la possibilità di inserire la sua stecca, non ha la sponda che lo disturba, e potrà sicuramente cercare un posizionamento ideale nella biglia numero verde. Ah, questa meccanica è un po', diciamo, particolare, si muove molto sul tiro, però sicuramente tutto i suoi tranne che sia efficace. Molto più, diciamo, molto più meccanicamente, molto più lineare Luca Montanari. Molto fermo sul tiro, bravissimo. E salvo imprevistissimi, si portano sul 6-4 e hanno 3 match point. Mentre Corriere e San Marino non possono più sbagliare. Sarebbe veramente un successone bistare il successo in una competizione così difficile, e soprattutto, diciamo, ecco, un torneo di doppio forse è ancora più difficile. Personalmente mi piace il calendario, è chiaro che poi sì, ovviamente c'è più almeno personalmente c'è più tensione, naturalmente quando sbagli è la responsabilità anche per il tuo avversario. C'è un time out di San Marino e Corrieri, però lo trovo molto utile per migliorare nel gioco individuo. Sì, dico la verità, forse sarà l'età, perché insomma io ho 30, io sono un pochino di più. Una volta mi piaceva anche a me molto il giocare il doppio, ora non ho più tanta pazienza. Diciamo qui, ma anche perché io non sono più quello di una volta. No, ma non faccio più neanche le palle. E quindi comunque sì, anche per il mio avversario forse
è più difficile sopportarmi. Si prende un time out per provare a riordinare. Sarà una lezione da parte di non è semplice, ovviamente adesso no, ho detto, ma ecco, tante volte magari spediamo pure a chi ci guarda. Il time out ovviamente serve ovviamente per i bisogni fisiologici di una partita che dura magari più di un paio d'ore, ma a volte viene usato, anzi più delle volte viene usato anche per riordinare le idee, diciamo resettare, diciamo la testa. Certo, in questo momento forse quando diciamo sono stati quel paio di errori sul 4-1, forse quello era il momento di prendere il time out per resettare. Ora sul 6-4 ovviamente sì, puoi resettare, ma come abbiamo detto non dipende più da te, perché comunque i tuoi avversari hanno 3 match point di cui un paio spaccheranno loro, se loro puntano hai poco da disperazione. Esatto. Anche che ecco, sì, poi ecco, ho detto, cioè, hanno anche due match point dei tre se li giocano sul loro break. E qui mi pare che diciamo questa spaccata forse è un 3. Forse è un dry break assurdo, con due biglie imbucate, e questo potrebbe essere importante, perché no, ma oltretutto chiudendo questa partita che non mi sembra impossibile da chiudere, poi avrebbero il break per portarsi in parità, e lì sicuramente sarebbe per noi, per gli spettatori, sarebbe un bel epilogo, nel senso che esce un design, no? Cioè noi diciamo per chi dura di più la partita e ci vediamo più partite. Perché sempre gli sfavoriti. E quindi non è come questo, non è molto alto. Forse la fine della sponda biglia. Non mi è piaciuto molto qui. Al di là che poi magari riuscissi a trovare il piazzamento ideale. Daniele può fare una gran bella fine. Niente, si è anche un po', pure lui si è disunito, ma forse si è un po', diciamo, come, non so, l'immagine, chiaramente non siamo lì, possiamo solo, diciamo, supporre e fantasticare, no? Nel senso, magari siamo, comunque deve essere un po' perso fiducia nel compagno a un certo punto, però ovviamente quando succedono queste cose lui deve riportare, giusto, il giocatore più di esperienza, che deve riportare, diciamo, il match dalla parte, sì. Invece Daniele comunque ho visto fare 2-3 errori gratuiti. Qui? 5 in angolo in alto a destra. È uscita di 3 sul pinetto sinistro di questo Daniele. È uscita di 3 sul pinetto.
sinceramente di quello che vedo. Girare una cosa di tre, vediamo Luca di due. Sbaglia, e diciamo non è proprio caduto in piedi, ecco, diciamo lascia gioco. Abbiamo visto forse diciamo all'inizio è stata una bella partita, adesso si è un po' imbruttita, parecchi errori, però ovviamente sono anche dovuti alla stanchezza. Anche qui questo posizionamento non è proprio ottimale, lo si evince anche dalla partita di ieri. Magari Elio l'ha supportato, diciamo, ottimamente. Io l'ho visto giocare prima fino adesso, adesso magari subentra un po' di stanchezza. Diciamo, forse qui anche se c'è qualche tiro sbagliato è il giocatore, diciamo, secondo me, più bravo. Solo che magari anche Daniele è più bravo, non è forse più titolato, diciamo che deve riportare la partita sulla retta via. Bravo. Ora basterà passare dietro alla 9. Ok, si portano con 6-5. E a breccano Curieri San Marino. Facciamo il tipo per vederci in design. No. Ma non è che le staccano loro con lì al tavolo? Io Luca leva di Ok. Ci puoi dal VGA mettere sullo schermo il tavolo, la visuale migliore per il tavolo, Gabriele? Ok, break. Ok. Siamo sempre online? Ottimo break, direi, no? Forse girare di tre sponde. Sì, forse girare di tre sponde o ci andrà di uno. Vediamo un attimo. Gira di 1 a 2. Troppo forte, credo. Sotto credo che non gli abbia lasciato neanche una difesa, non so se c'è l'angolazione per poter tirare la 3 e lasciare la biglia battente dietro la 7. No, non mi sembra. La
Non un ottimo tiro, mi sembra, forse non era proprio quello che voleva Daniele. Non so se la 3 è tirabile dall'inquadratura, non si capisce bene. Se passa, passa, diciamo, non di tantissimo. E se la vede, se la vede, diciamo, se si imbuca il 3, poi diciamo anche 3 quarti forse. Non so, forse questa difesa era un po' complicata. Sì, non è sì, non è semplice, si può trovare difese, difese, soluzione comunque richiedeva una bella sensibilità. Forse ripensando, forse non passa così comodo. Diciamo che forse potrebbe anche giocarla... Ah, in caso di errore. Beh, però in questo, magari sei soggetto al calo del biliardo, non mi sembra il tiro che... Vediamo un attimo se ci passa. No. L'ha sbagliato di molto, forse ci passa, cioè se l'ha tirato penso ci passava. Quindi l'ha sbagliato anche di molto, è passato molto distante dalla biglia numero 5. Anche dalla stessa. Sì. Adesso forse proveranno a tirare una sponda di calcio e provare a cercare una copertura. Può sfidare la 3 dietro la 5. Questa è una delle specialità, non lo volevo dire per diciamo non gufarlo, se no questa volevo fare. Specialità della casa Corrieri, non che fosse un tiro impossibile, però comunque lui tira molto bene. Ora proveranno forse a incastrare la situazione e qui mi farà fare la stessa cosa. Proveranno a attaccare di più le B. Ricordiamo sempre che con 3 falli consecutivi si perde il rec. Ora Matrizzi hanno fatto il primo fallo. No, brutto. Questo secondo me era molto semplice da tirare. Era stato tirato veramente malino. Ma anche secondo me il posizionamento della bianca non era ottimale, ce lo vedevo dall'alto, nel senso perché con quella porzione di biglia, secondo me, doveva tirato un po' più fino o quantomeno doveva tirare più addosso alla, non addosso alla sponda, ma addosso alla biglia vicino alla sponda. Sì, diciamo che biglia c'è anche la possibilità di trovarsi poi... sotto una difesa, non è sempre siamo vicino, no, ma comunque non copre, ma comunque lascia un tiro da attaccato a sponda sul figlio di biglia e dovrebbe fare anche 2 passate, penso, Daniele, per riposizionarsi per la biglia numero... Sì, veramente un tiraccio, come si dice. Però non è visto che ti scrive l'imbucato. No, non credo, infatti. Non so se ci può stare lo spazio da 3, da dall'altra parte. Però sì, non avere un continuato. Sì. No, sbaglia anche di molto, però diciamo che per il momento è salva. Per il momento
Per il momento sì, però mi sembra c'è un'ottima, c'è una buona difesa dietro alla nera. E qui diciamo che il primo che si scopre per una biglia tirabile, mi sa che perde il rec. Perché poi diciamo ci sono altri. La sequenza è abbastanza scritta. Meno strada si deve fare sul biliardo, diciamo, più semplici sono le chiusure. Beh, diciamo che questa non mi è piaciuta molto, questa proporzione, anche se credo si sia coperto, di poco. Sì, vedo che San Marino sta montando il ha montato il jump. E qui ancora diciamo duri a morire, duri a morire. Diciamo ecco, hanno fatto già due errori e si sono salvati per ora. Daniele e Bene, quelli potrebbero essere segnali. Se qui Aria la possibilità di fare una difesa, forse proverà anche la carambola o la carambola. E la carambola non è impossibile, diciamo sono abbastanza allineate, nel senso le buche diciamo qui di questi tauri ottimi che si sono fatto a Bolzano sono abbastanza generose. Certo, qui dal di fuori sembra tutto facile, sicuramente se c'è la difesa che da come sta posizionando, sì. Sì, questa è la difesa anche abbastanza dura, direi. Anche se di calcio la biglia si dovrebbe prendere, ma dovresti anche difendere. Sì, diciamo che perlomeno si tende a creare distanza tra le biglie, quindi diciamo in qualche modo arrivare a un contatto pieno della biglia, fermare la corsa della via bianca e portare e qui Daniele potrebbe essere decisivo. Vediamo. Sono pronto a prendere la fina per separare le biglie di due sponde. Ok. Calcio. Sì. Questo secondo me è il tiro da fare. Diciamo che c'era la palla da una parte, nuova dall'altra, anche la possibilità di smezzare, portare la 3 alla 6 alla 6. Una prima da buca che rischia da prendersi. Ah, certo. Certo, questo diciamo. Se l'imbucata non è proibitiva, però la 7 è toccabile da qualche no. Vediamo. Proveranno forse la difesa o proverà a sparare Luca Montanari? Vediamo. Bravissimo, top. Direi che
top shot, top uscita, top tutto. Con un tiro ha risolto la maggior parte delle insidie di questa partita. Ora diciamo che dovremmo solo stare attenti un po' a corto, non commettere qualche errore di posizionamento. E qui sono a 5 biglie dalla seconda conquista della Italy Cup of Two per il secondo anno consecutivo. Vediamo. 1-4. Ottimo anche per la 7. Però forse tornerà un po' indietro. Toccherei anche la sponda io forse. Okay. E ora. Forse c'è un po' d'angolo per andare in avvicinamento alla sponda lunga, ma comunque ancora nulla di... La nera è sicuramente imbucabile. Vediamo se userà ancora la sponda per alzarsi un pochino. Sì, perfetto. Si mette sulla buca, in modo che Montanari può inserire la stecca per tutta l'ampiezza della buca di centro e non avrà ostacoli. Biglia pesante. Wow! Come abbiamo detto, biglia pesante, brutto errore. Brutto errore. Non si lascia neanche bene, diciamo, perché anche se le biglie sono vicine, diciamo sono abbastanza indirizzate verso la buca di centro. Diciamo che qui la tensione gli ha fatto un brutto... No, ma più che la tensione, forse... Non so, tirerà sempre, forse la troppa sicurezza. Sei pari, l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, dopo come si era messo in partita, comunque come continuo di dire sulla 4, sulla 3, però te l'avevo detto quando ti ho detto che avevano sbagliato due volte Corriere San Marini e hanno lasciato, diciamo, due tiri non imbucabili che potevano essere segnali. Ora questo è il segnale ben chiaro, ben chiaro, ben chiaro, diciamo. Cioè, ti dico che ho visto Luca giocare con Michele, Michele tornerà di doppio ad ottobre. Una analoga, poi avevo perso il passare in quarto di finale contro due ragazzi di Modena e proprio c'era stato un errore. Vabbè, come dicevamo, il doppio è una partita particolare. Comunque, volevamo il decider abbiamo avuto. Ora dipende sempre comunque da loro. Spaccano, vediamo cosa succede. Break è buono, la sette, e l'uno è tirabile. Si è appoggiata, sì, dovrebbe essere tirabile. Eventualmente, possono anche valutare. Adesso stiamo sto zitto perché ogni volta che parlo li brucio. Quindi sto zitto, ci gustiamo la partita. Facciamo solo il commento tecnico. Da qui bisognerà spostarsi sulla sponda lunga. Per poter tirare presente, ma apposta non lo volevo dire. Diciamo che le partite sono distribuite. La 5 potrebbe essere di grande aiuto per andare a prendere la biglia numero 7, nel caso che non fosse imbloccabile facilmente il 5. Questa volta ottimo posizionamento. Io anche la sono stop ball, ti vedrei.
l'hanno tiro la 7 è tirabile, però non lo so. Ah. Adesso penso che non abbiamo una fila di scelte. Qui è da, da lavorare. Ci vuole, ci vuole. Siamo a colpo sotto, sotto e anche laterale. Laterale. Ci vuole una buona, ci vuole una buona sensibilità. Cioè, bisogna scavallare la buca di centro. Fortunatamente il 6 è un po' distante, distante la sponda loro. Ok. Okay. Comunque, comunque forse era, forse io quello dicevo, forse sarebbe stato più facile tirare la 5 con l'appoggio della 7, spostarla. È vero che andavi poi in allontanamento dalla nera, ma ok, si accontenta. La palla, palla pesante passa da. Infatti resetta, si ferma un attimo per tirare questa biglia decisiva. E questa volta in Luca, bravissimo, Fanari, si sono regalati un desire, diciamo, dai, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Noi speriamo che vi sia piaciuta la partita e vi salutiamo io e Luca Nicoletti da Bolzano, ci sentiamo alla prossima gara. E grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti.